ciao cara, va bene, d'accordo. Allora, fermi tutti, ha chiamato signor Donato, Donato da Varese. Fermi. Mancava fermi. Giustamente in tutta no, questa. No, Donato sarà stato smosso da qualcosa, sarà stato stimolato da qualche dallo cosa, stomaco. Probabilmente da Notre Dame. Io sono stimolato dallo stomaco, però. Pronto. Allora, io vorrei che tutti quelli che fanno parlare Saviano nelle strutture pubbliche, la RAI, dappertutto, tutti quelli che fanno scrivere le cazzate che dice Saviano, sì, non la loro vita, gli auguro che non debba bastare per pentirsene. Vabbè, amico mio, perché Saviano questo... io lo considero uno dei più grandi nemici che abbiamo in Italia, Saviano. Vabbè, adesso dice quello che vuole, per te è un nemico addirittura dell'Italia, un nemico del popolo italiano, signor Saviano. Certo. Saviano io credo che sia un grandissimo nostro nemico. Saviano, non ho mai visto Saviano piangere per uno soio, per gli italiani, mo che stanno morendo di fame. Saviano dove parla? Perché non, io voglio sapere perché adesso sai che nel Brunei hanno fatto la legge, la sharia, hanno applicato contro la i sharia, gay, quindi, sì, contro i gay. Quindi pena di morte per gli omosessuali e gli adulteri. Sì. Voglio sapere il porco Saviano matricolato, il grande porchissimo Saviano, invece di chiamare in senso politico, Salvini, no? In senso politico, sì. Invece di attaccare Salvini in maniera deliberata e con cattiveria, perché non attacca il sultano del Brunei? Vabbè, perché lo attaccherà, se io chiedo intimo amico, no, intimo amico, ma non credo che sia intimo amico di Saviano, il signor sultano del Brunei. Se uno allora, chiede quante stronzate. Allora, io adesso sto attaccando Saviano, perché Saviano non è un mio amico, Saviano è un mio nemico, ha mostrato di essere un mio nemico, perché si è fatti milioni sulla camorra napoletana senza metterci un quattrino, senza dire. Adesso questo è un altro povertà. Discorso. Però volevi parlare di Saviano, non mi sembra che tu volessi parlare di Saviano, mi sembra di capire, Donato, scusami. No, perché ho visto un articolo di Saviano. No, Saviano, io vorrei tante cose, io voglio, non lo so. La vicenda di Notre Dame, che cosa ti ha smosso? Perché mi sembra che ci avevo scritto qua allora, Notre Dame quando mi scrivono. Allora, nel momento in cui c'è stato gli jihadisti che hanno esultato in felicità, sì, è vero. Questo che cazzo significa? Significa forse che tutto l'Islam che abbiamo in Europa. Molti islamici, è vero, molti islamici sull'internet, islamici. Allora, nel momento in cui gli islamici esultano, perché non si condannano questi criminali che abbiamo nel nostro paese? Perché Saviano non dice un cazzo? Ce l'ho sempre con lui, invece di attaccare Salvini. Cioè, allora, non ho capito, gli islamici però non è che gli islamici italiani hanno esultato. Nessuno. Gli islamici avrebbero non che sono molto più contenti. Cazzo, questo tu dici che gli islamici italiani Riccardo. No, adesso non puoi dire che Riccardo è contento. Perché gli islamici sai come le vedono? Come le cloache, come i cialci da battere. Ma adesso loro non possono andare oltre, non gli è consentito, perché il gioco sporco lo sta facendo la satanica sinistra. È la satanica sinistra che sta islamizzando l'Italia. Io lo dico fino alla morte, io non ce l'ho con gli islamici, dico soltanto che un paese apostolico cristiano, se questo paese diventerà islamico, moriremo tutti. Moriremo tutti, questa è la tua previsione, moriremo tutti. Moriremo finalmente tutti. Ci toglieremo questo qui dai coglioni. E poi, come si chiama, i corridoi umanitari, che andassero a fare a Dubai... Lo so, in Egitto. Dubai non c'è immigrazione. Anche geograficamente non c'è immigrazione. Arabia Saudita neanche. La gente non va in Arabia Saudita, ti informo di questo. Ma tu perché? Non ti addossi nessuno, noi ci addossiamo te. È lo Stato italiano che si addossa questo. Andare nella Lega Araba, negli Stati Arabi. Per noi non ci sarebbe stato più seguito, perché ci avrebbero riempito a cannonate. Scusami, Donati, io voglio capire una cosa. Secondo te davvero gli islamici sono contenti di Notre Dame che è bruciata? Ma io credo di sì. Che dici? Allora, nel momento in cui uno fa la sharia e tu uccide gli omosessuali e gli adulteri, ammazzi, pietrificano le persone, che cazzo gli interessa allora delle chiese? Abbiamo avuto un allora, cioè, vorrebbero bruciare anche le chiese italiane, secondo te? Ma cazzo, che verranno bruciate fra poco, il Duomo diventerà una grande moschea. Beh, nel 2040 il Duomo ma tanto non ci sarai una più. Grande moschea, l'unico vantaggio è che non ci sarà più questo qua nel 2040. Che dici Parenzo? Che dici a Donato? L'unico vantaggio. Aspetta. L'unico vantaggio è che nel 2040 questo qui, se Dio vuole, non ci sarà più. 2040. Quindi vero signor Donato, dici. Quindi di cosa si preoccupa? Allora, in Italia abbiamo quasi 2,5 milioni di islamici. Sì, ma tu quando non ci sarai più. Lo stanno crescendo, eh? Non ti preoccupare, non ci sarai più. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Mangeremo tutti kebab. Evviva, evviva. Mangeremo tutti kebab. Evviva, evviva.
Evviva. Varese, Varese si chiamerà la